con Maria Concetta Vaccaro del Censis, responsabile dell'area welfare e salute. Parliamo di un progetto di studio conoscitivo molto interessante che il Censis ha condotto con la Federazione Italiana di Audioprotesisti. Riguarda il valore sociale dell'audioprotesista all'interno di un processo di rimediazione audiologica. Lei ha puntualizzato l'attenzione sul fatto che a fronte di una soddisfazione dei pazienti molto elevata sulla prestazione, sul servizio ricevuto, in realtà il valore sociale dell'audioprotesista non è ottimale ed è perfettibile. E ha anche indicato alcune soluzioni, alcuni consigli, insomma, per i professionisti. Vuole riassumerli? Sì, il primo elemento importante è puntualizzare una volta di più in una strategia di comunicazione che deve essere necessariamente ampia, articolata, prevedere più step, più momenti, quelli che sono i plus della professione, gli stessi su cui si fondano gli elevati livelli di soddisfazione dei pazienti a cui si faceva riferimento. Il primo è sicuramente la capacità di garantire un supporto continuato nel tempo. Quel rifiuto della disintermediazione che è invece un presupposto fondamentale della qualità del servizio e dell'efficacia dell'intervento dell'audioprotesista, perché si tratta di utilizzare un dispositivo che è un dispositivo per la vita quotidiana e che ha bisogno di essere completamente e continuativamente messo a punto per le esigenze personali del paziente. Di fatto questo è un contenuto fondante del servizio, va enfatizzato e va fatto conoscere anche al di fuori, diciamo, dell'ambito ristretto di chi utilizza le protesi. L'altro elemento interessante è riuscire ad agganciare una domanda potenziale così ampia, cercando di rispondere con argomenti nuovi probabilmente a tutte le resistenze che sono di stampo tradizionale, molto legate al sentire comune, che riguardano la scelta di rivolgersi a un audioprotesista e di ammettere prima di tutto con se stesso, senza minimizzarlo più di tanto, il proprio disturbo uditivo. Credo che sia molto importante fondare questa comunicazione sulla utenza potenziale in crescita sul tema della prevenzione. Non tutti sanno quali possono essere le conseguenze di un intervento ritardato in questo senso, anche in termini per esempio di isolamento sociale, di disturbi cognitivi, di perdita di un'efficacia, diciamo, sociale rispetto alla quale c'è invece un rimedio tutto sommato semplice e che peraltro ingloba una tecnologia sempre più avanzata che è in grado di migliorare le performance tecniche, da quelle, diciamo, della invasività a quelle dell'ergonomia, fino appunto a questa facilità d'uso di manutenzione che è un'altra delle esigenze richieste dagli utenti che tendenzialmente, fra l'altro, sono sempre più anziani. E peraltro, in una società come quella italiana, in cui l'esposizione a livelli di rumore sono elevati, in cui aumenta molto la fascia intermedia di popolazione che si autodiagnostica, si ammette di avere dei disturbi di ipoacusia, è molto importante provare ad alzare proprio su questa fascia di popolazione la propensione all'utilizzo, perché è la fascia che ha più un ruolo attivo sociale, che ha più compiti ancora lavorativi, familiari, di vita sociale complessiva e che più oppone resistenza al ricorso ad un rimedio che invece potrebbe migliorare in modo assoluto, strategico la propria situazione. Quindi credo che lo sforzo di comunicazione sia uno sforzo che si basa sul disvelamento, diciamo, di queste contraddizioni e che si fondi sui plus della professione, che sono già quelli su cui oggi i livelli di soddisfazione dei pazienti sono particolarmente elevati. Un concetto che ho trovato molto interessante nella sua relazione riguarda il fatto che l'audioprotesista viene, che spesso è un professionista privato, insomma, autonomo, indipendente, viene considerato come la faccia del Servizio Sanitario Sì. Nazionale. Quindi questo significa anche, diciamo, che a un singolo e a una categoria di singoli viene affidato un compito molto importante di rappresentare un servizio pubblico. A suo parere, queste campagne di comunicazione devono essere a totale carico diciamo, della federazione, della categoria, della professione nel loro complesso, oppure, lo Stato e, il Censis, in particolare il Ministero della Salute, dovrebbero acquisire loro stesse consapevolezza per integrare questo lavoro? Allora, noi abbiamo un'ambizione, quella di completare questo studio cercando di promuovere un primo elemento di riflessione anche istituzionale sul tema. È evidente che si tratta di scardinare un sentire comune molto radicato,
che si fonda appunto su, forse su molti luoghi comuni tradizionali, quindi è un percorso lungo, il però è che probabilmente necessita della promozione della federazione in un primo momento, però il tentativo che stiamo facendo è proprio quello di avviare un percorso di riflessione che coinvolga le istituzioni che hanno il compito a nostro avviso preciso di diventare anch'esse uno strumento di miglioramento della risposta che il Servizio Sanitario Nazionale sa dare a questi problemi crescenti. Quindi l'ambizione è quello di un coinvolgimento delle istituzioni, è quello che vorremmo provare a fare a partire dall'evento di presentazione della ricerca, che è sicuramente un passo centrale di questo percorso. In conclusione, un'ultima battuta su un altro aspetto. Lei ha parlato del fatto che l'audioprotesista dovrebbe cambiare un approccio, diciamo, al problema del suo ridotto valore sociale, considerandosi un elemento di prevenzione e non più soltanto di rimediazione. Ecco, come si raggiunge questo, a suo parere? Allora, è anche qui un tema intanto di presa di coscienza da parte dell'audioprotesista, al mio avviso naturalmente, perché questo è, tu riesci ad essere efficace nella comunicazione su questo aspetto se ne sei prima di tutto convinto tu, se non percepisci la tua professione solo come un intervento ex post, sempre più efficace, sempre più tecnologicamente avanzato, ma una rimediazione appunto, ecco. Passare dalla rimediazione alla prevenzione è un salto culturale che prima di tutto va fatto, a mio avviso, dentro la professione, ma deve essere poi il tema della nuova comunicazione sul valore sociale di questa figura professionale. Questo almeno è quello che una delle piste che noi proponiamo di seguire. Grazie, dottoressa, buon lavoro. Grazie a voi.